Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella. Bentrovati da Roberto Dalla Bella a tutti gli ascoltatori di Radio Laghi. La puntata di oggi è molto particolare perché, anche se siamo in pieno inverno, parliamo di uno sport legato al mare e quindi al bel tempo e all'estate. Si tratta del windsurf, una disciplina in cui l'Italia si è tolta grandi soddisfazioni grazie ad Alessandra Sensini, capace di vincere ben 4 medaglie olimpiche. Dopo il suo ritiro si è aperta la lotta per la sua eredità sportiva e una delle atlete più quotate è Flavia Tartaglini, che ho il piacere di avere in collegamento telefonico. Ciao Flavia e benvenuta a Zona Sport. Ciao. Nella tua famiglia si è sempre respirato sport, soprattutto rugby. So che tuo nonno ha vinto 2 scudetti nella palla ovale e anche tuo padre è stato un rugbista. Tu però hai provato varie discipline, poi hai scelto il windsurf. Come mai? Sì, per il dispiacere del nonno e del papà ho interrotto la tradizione rugbistica perché, nascendo femmina, era ben difficile farmi giocare a rugby. Mio padre non ci ha pensato. Però da gran sportivo mi ha fatto fare tantissimo sport. Sono praticamente nata e cresciuta a un circolo alla Lega Navale di Ostia e quindi fin da piccola comunque mi sono avvicinata alla vela. Poi ho fatto nuoto, scherma per molti anni, ho portato avanti queste discipline e a 15 anni ho fatto un corso di windsurf e è nato l'amore. Per te il mare è una vera passione, cos'ha di speciale secondo te? Non lo so, io amo il mare, sono nata vicino al mare e cresciuta al mare, solo vedere il mare a me mette felicità, tranquillità. Appena adesso ho appena comprato una casa e il mio sogno di sempre era quello di comprare una casa da cui mi potessi affacciare al terrazzo e vedere il mare. Finalmente ho comprato questa casa, ma il mare è il mio elemento, non potrei vivere senza, e navigare in windsurf in mare dà delle sensazioni che secondo me nessun altro sport ti dà, di adrenalina, di libertà e di gioia. Flavia, competi in una categoria particolare del windsurf, la RSX. In cosa consiste di preciso? Sì, diciamo che per gli appassionati di windsurf di tutti i giorni non è una classe proprio comune, perché appunto il windsurf è più wave, slalom, freestyle. Io ho sempre avuto un sogno olimpico, mi sono avvicinata a questa classe che è l'unica olimpica del windsurf. È una tavola molto impegnativa proprio perché è uno sport olimpico, dobbiamo poter gareggiare in tutte le condizioni e per questo, pur avendo una vela grande, la tavola è molto pesante, regatiamo da condizioni di pochissimo vento a comunque vento sostenuto. È proprio quello che mi piace di questa classe, perché devi essere un atleta completo, un vero e proprio atleta, per tenere le condizioni di vento leggero, in cui il windsurf si avvicina più a una gara di canottaggio, fino poi a condizioni invece di mare formato e vento forte, dove escono fuori quelle che sono le caratteristiche del windsurf più in generale, ed è infatti la condizione in cui poi mi trovo più a mio agio e mi piace di più. Come si prepara una stagione di gare? Come scegli quelle a cui partecipare e che tipo di allenamenti fai? Le gare sarebbe bello partecipare a tutte, ma poi, essendo duro dal punto di vista fisico e anche mentale, perché le nostre gare durano comunque 6 giorni, quindi bisogna poi fare una scelta delle gare più importanti. Noi abbiamo mondiali europei tutti gli anni, quindi il mondiale diventa sempre l'obiettivo dell'anno su cui poi si imposta il resto della stagione, quindi a malincuore uno deve scegliere delle regate piuttosto di altre, però per dare il massimo a tutte le gare appunto facciamo una selezione di eventi. Flavia, già da giovanissima ha iniziato a vincere nel windsurf, a 18 anni hai vinto il titolo mondiale giovanile. Cosa ti viene in mente ripensando a quei momenti? Il bello dello sport è che fatichi, ci sono dei momenti di sofferenza, di dispiacere, però poi ti ricordi bene anche i momenti di gioia e di esultanza. Quello sicuramente è un momento che mi ricorderò sempre. Ho vinto questo mondiale contro una delle mie migliori amiche, una ragazza spagnola che ha vinto la scorsa estate le Olimpiadi di Londra, quindi sicuramente mi rimarrà nel cuore, perché ricordandomi anche poi del suo risultato alle Olimpiadi, averla sconfitta in quel mondiale è stato quello che poi mi ha lanciato nel seguire questa disciplina a livello professionistico e quello che mi ha permesso poi di entrare nelle fiamme gialle di cui faccio parte adesso. Quando hai iniziato tu, la concorrenza in Italia nel tuo sport era poca, quindi emergere a livello internazionale era più difficile, c'era molta differenza insomma tra una gara italiana e una internazionale. Adesso che sono passati una decina d'anni, è cambiata la situazione e se sì come? Guarda,
Guarda, la concorrenza italiana, diciamo che non è del tutto vero dire che è stata poca, perché io purtroppo sono nata forse in una fascia d'età un po' sfortunata, perché ho avuto una grandissima campionessa italiana, ma più che italiana, mondiale, diciamo la leggenda del windsurf mondiale, che è la Sensini. Quindi proprio per questo ho avuto vita difficile, perché nelle Olimpiadi di windsurf va un maschio e una donna alle Olimpiadi, quindi è il terzo quadriennio consecutivo che combatto per ottenere questo posto, e mi viene sempre soffiato da Alessandra. Quindi sì, la concorrenza italiana, non siamo tantissimi a fare questo sport, ma diciamo siamo poche ma buone, quindi è molto difficile in realtà. A livello internazionale ci sono più numeri, ma a livello italiano siamo poche, ma tra le prime 10 al mondo, quindi sicuramente vantiamo, soprattutto nelle donne, una grandissima fama a livello internazionale. Ora finalmente ho, spero, la strada non libera, perché ci sono tantissime giovani, quindi sarà sicuramente dura la selezione per Rio de Janeiro, però Alessandra si è ritirata e adesso è nelle cariche del CONI e della federazione, e quindi lascia un po' di spazio a noi più giovani, per modo di dire, perché io ormai inizio a essere vecchietta. Flavia, le ultime stagioni sono state molto movimentate per te: la delusione per aver perso le selezioni olimpiche, la partecipazione alla World Cup 2012, l'indecisione per la storia tra kite e windsurf. Raccontaci come hai vissuto questi passaggi altalenanti della tua carriera. Sì, è stato un periodo veramente difficile, perché uno comunque imposta la propria vita sulla propria passione, il proprio sogno, quindi per me il windsurf era una certezza e mi allenavo ed era il mio lavoro, ma soprattutto mi allenavo, tanti sogni, tanta fatica per raggiungere un obiettivo. Poi da un giorno a un altro, per delle politiche, si tolgono il sogno olimpico, perché questo è quello che hanno deciso prima delle Olimpiadi di Londra. Hanno deciso che appunto per il successivo quadriennio non ci sarebbe stato più il windsurf, ma avrebbero introdotto il kite. C'è una ricerca di spettacolarità ormai nel mondo olimpico, la vela purtroppo non è tanto uno sport da stadio, e quindi è per noi difficile avere interesse da parte dei media, non vedi molte gare in televisione, quindi per me è stato uno shock e mi sono dovuta adattare ad altre situazioni, proprio perché comunque ho fatto vela da piccola, ho detto va bene, sono una velista, provo qualcos'altro, ma ho messo un doppio misto, un catamarano, e mi sono lanciata in un'estate a provare a imparare ad andare in catamarano, a fare la prodiera. È stato comunque bellissimo, mi ha permesso di mettermi in discussione, di vedere comunque cosa potevo fare in altre classi. E poi per fortuna a novembre c'è stata invece la decisione di reinserire il windsurf. È stato un altro shock, però poi felicemente ho ripreso gli allenamenti in windsurf. Flavia, nel 2013 hai ottenuto delle vittorie che ti hanno rilanciata dopo un periodo un po' difficile. Qual è il tuo bilancio dell'anno appena finito e quali sono invece i tuoi obiettivi per il 2014? L'anno appena concluso, come hai detto te, è stato un anno che è iniziato in modo splendido, perché venivo appunto da un periodo difficile, avevo avuto anche un infortunio abbastanza lungo. I mondiali dell'anno scorso purtroppo per me sono stati a febbraio e venivo da questo infortunio e li ho fatti, ma solo per riprendere piano piano la forma fisica. E poi una volta finito il mondiale mi sono rimboccata le maniche e ho detto ok, c'è stato il mondiale ma ci sono tutte le gare di Coppa del Mondo, gli europei, e ho avuto una stagione molto bella, ho vinto la prima tappa di Coppa del Mondo e poi due del circuito europeo, e poi gli europei purtroppo invece ho avuto una piccola delusione, perché comunque mi aspettavo un risultato diverso e invece mi sono dovuta accontentare di un settimo posto. Però è stato un anno veramente ottimo e mi ha dato la carica e la motivazione per capire che posso essere insomma molto competitiva verso le selezioni per Rio. Flavia, da poco si è conclusa una campagna della Fondazione Teodora Onlus per l'iniziativa dei Dottor Sogni, alla quale hai partecipato anche tu. Puoi dirci di cosa si trattava e quali sono le attività dell'associazione? Sì, si è conclusa il 26 gennaio ed è stato veramente bello potervi partecipare. Teodora Onlus sostiene da tanti anni i bambini ricoverati in ospedale e soprattutto anche le loro famiglie, cercando di portare un sorriso in questi reparti di pediatria. Grazie a questi dottori simpaticissimi, i Dottor Sogni, che sono dei veri e propri artisti professionisti e si possono riconoscere dal loro caratteristico naso rosso. È una cosa molto delicata e il poter aiutare in qualche modo a cercare di raccogliere dei fondi per questi bambini e le loro famiglie è stato per me un vero e proprio onore. Flavia, per chiudere l'intervista ti faccio una domanda un po' particolare. So che sei una grande tifosa della Roma. Scambieresti uno scudetto o una Champions League con la tua partecipazione alle Olimpiadi? Ahia, se dico questa cosa... Beh, per quanto possa essere una grande tifosa della Roma, sono prima tifosa di me stessa, quindi sicuramente il mio sogno è andare a un'Olimpiade. Spero di andare a un'Olimpiade e che la Roma vinca lo scudetto con la mia partecipazione alle Olimpiadi. Sarebbe davvero il massimo, insomma. Sì, sì,
sì, decisamente. Va bene, allora Flavia, noi ovviamente ti facciamo un grande in bocca al lupo, speriamo che tu possa realizzare il tuo sogno olimpico. Sì, crepi, ciao a tutti, grazie. Ringraziando ancora Flavia Tartaglini, vi ricordo che questa intervista sarà presto online sul canale YouTube Zona Sport in Blu, dove sono già disponibili tutte le puntate andate in onda finora. Da Roberto Dalla Bella un saluto e buon ascolto su Radio Laghi in Blu.